esaminando attentamente che cosa ero, vedevo che potevo fingere di non avere un corpo e che non esistesse il mondo, né luogo alcuno in cui mi trovassi, ma non per questo potevo fingere che io non fossi. Al contrario, dal fatto stesso di pensare a dubitare della verità delle altre cose, seguiva con grande evidenza e certezza che io esistevo. Mentre, se solo avessi smesso di pensare, anche se tutte le altre cose da me immaginate fossero state vere, non avrei avuto nessuna ragione di credere che esistevo. Conobbi così di essere una sostanza la cui essenza o natura era esclusivamente di pensare, e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo e non dipende da alcuna causa materiale. Di modo che questo io, cioè l'anima in forza della quale sono ciò che sono, è interamente distinta dal corpo, e addirittura è più facile a conoscersi del corpo, e anche se esso non fosse, l'anima, non di meno, sarebbe tutto ciò che è.